Dopo anni di politiche culturali che hanno desertificato il nostro territorio, abbandonando la cultura, sappiamo di appunto ministri che definivano la cultura in un certo modo, non certo per il ruolo che deve e può avere nel nostro paese. Adesso abbiamo finalmente, diciamo, una scintilla, rappresentata appunto da un'idea nuova di raccogliere gli impulsi che vengono dal territorio, di rilanciare la cultura come ruolo di aggregazione sociale, di rilancio del nostro paese. Alcune biblioteche hanno risposto con grande entusiasmo, abbiamo scoperto veramente un tessuto che anche per noi è inaspettato e siamo molto felici. E abbiamo diviso il territorio in quattro poli. E le strutture che sono state coinvolte sono quelle del Viterbese, di Viterbo, Soriano, Cimino, Canepina, Vignanello, il sistema bibliotecario del Ceretano Sabatino, Anguillara, Campagnano, Ladispoli, Formello, Santa Marinella, il sistema bibliotecario dei Castelli Romani, Grottaferrata, Albano, Genzano, il sistema bibliotecario del Sud Pontino, Fondi, Monte San Biagio, Castelforte, Lenola. Molti dei rappresentanti delle biblioteche sono qui presenti e li ringraziamo del loro entusiasmo con il quale hanno accolto questa iniziativa. Con loro poi nei prossimi mesi dovremo sviluppare questa iniziativa, appunto, che ha tanti aspetti, appunto, è la prima edizione, speriamo ne seguano altre e dovremo con loro verificare tutti i problemi che pone questa iniziativa. C'è un sito internet dedicato a questa iniziativa che vuole essere non solo un sito internet che dà informazioni, ma un sito che raccoglie il dialogo delle biblioteche che cercheremo di mettere in contatto l'una con l'altra per rappresentare e costruire appunto questa comunità. L'ha creato Roberto Giannarelli per noi, ringraziamo anche Tito Franco e Blue Studios che fa un grande lavoro anche con la sua associazione di promozione culturale sul territorio. Ringrazio subito i bibliotecari che ho riconosciuto, le biblioteche che ho riconosciuto qui in sala, Vignanello, Viterbo che sta anche per aprire o forse ha già aperto una sezione dedicata ai libri che parlano di cinema e spettacolo, che sarà forse la più importante, forse l'unica d'Italia, è sicuramente la più importante, quindi grazie. Poi Santa Marinella e Formello. Voglio ringraziare anche così, ma non lo faccio in maniera formale, lo faccio proprio perché vedere un progetto che si realizza mi mette di buon umore. Ci sono due dirigenti di area della Regione Lazio presenti oggi, uno è Claudio Cristallini che si occupa di istituti culturali, musei, eccetera, e l'altra è Cristina Cesari che si occupa di audiovisivo, cioè questo è un matrimonio tra chi si occupa di libri e chi si occupa di cinema. Le biblioteche le amo moltissimo. Poi nei piccoli centri, nei paesi, in provincia, nelle periferie, diventano degli avamposti di alfabetizzazione, diventano come proprio dei punti attorno ai quali si crea una società, una cittadinanza diversa. Bene, il fatto che questi luoghi benedetti da oggi, da tra pochissimo, possano diventare anche delle sale cinematografiche, è una cosa secondo me grande, è una cosa importante, è un segnale importante per la politica culturale in questa regione, ma anche in questo paese. Certo cinema non passa, quindi non vengono mai a conoscerlo, non lo scoprono, non sanno che c'è. D'altro canto, soltanto devi vivere in una città grande, nei piccoli cinema delle città grandi, quando non chiudono come l'Alcazar per il quale, non so, forse un minuto di silenzio come per i defunti. Cioè, vorrei chiamarvi tutti a riflettere sul fatto che a Trastevere ci sono quattro cinema chiusi. Allora è anche un gesto di ribellione a questo impoverimento del nostro territorio. Aprire delle nuove sale cinematografiche, perché questo diventeranno le biblioteche. Diventeranno sale cinematografiche, un accesso privilegiato alla varietà dell'offerta per chi vive lontano dal centro, un'occasione imperdibile per il cinema indipendente, per il cinema low budget, per il cinema che non può uscire con migliaia di copie o con miliardi di pubblicità e quindi è più debole sul mercato e quindi viene montato e smontato. Non dura abbastanza perché tutti possano scoprirlo, perché è un cinema che
vive di passaparola e devi dare il tempo al passaparola. Io devo fare 3 telefonate e queste telefonate devono girare. E questo è un tempo. Se tu me lo smonti subito perché arriva il megafilm americano, tu mi hai fatto perdere qualcosa. Luoghi dove le persone di nuovo si incontrano portando in un posto il proprio corpo, non semplicemente cliccando mi piace da distanze siderali. E le biblioteche da parte loro restituiranno il favore aiutando il cinema a uscire dai percorsi obbligati. Che non è la stessa cosa che guardare un film sul cellulare. È diverso. Lo schermo è più grande di te, c'è il buio in sala, c'è il consumo collettivo. E quell'uscire di casa che è così importante come prologo per l'esercizio dell'attenzione, restare a casa è comunque passivizzante. Uscire per andare al cinema, uscire per andare in biblioteca, invece di svenire sul divano davanti all'elettrodomestico di sempre, è importante per il modo, per l'intensità con la quale fruisci di un prodotto culturale. Flussi culturali, di consumo culturale, di domanda culturale nel Lazio, è stato un grosso sforzo che ha fatto per noi Federculture. Primo dato inquietante è la povertà di infrastrutture culturali. I teatri erano considerati meno importanti delle chiese, quindi c'è una chiesa dappertutto e teatri non ce ne sono. Allora noi riapriamo e facciamo funzionare e facciamo pulsare questi luoghi nostri che sono le biblioteche. Io ringrazio veramente molto l'ANAC per questo progetto che porterà avanti, sono certa nel modo migliore, anche invitando gli attori, i registi a incontrare la popolazione nelle biblioteche. Pensate che esperienza sarà per chi non è che può venire sempre a Roma. La parola adesso a Franco Montini, che è il presidente del sindacato critici cinematografici, che ci ha aiutato nella difficile operazione di scelta iniziale dei film che devono rispondere comunque a un livello di qualità elevato. Grazie, quando l'ANAC ci ha proposto questo progetto abbiamo subito aderito in maniera molto convinta, consapevoli che oggi le caratteristiche del mercato in Italia non consentono, come peraltro è già stato accennato, adeguata visibilità a un certo tipo di cinema. È un mercato che è sempre più caratterizzato dal successo, a volte successo straordinario, stratosferico, di pochissimi film e dalla assoluta invisibilità di tutta una serie di altri film che invece meriterebbero comunque attenzione. Ho selezionato 20 film, avremmo potuti selezionare altrettanti, forse ancora di più. La selezione è avvenuta anche in base sia alla disponibilità proprio fisica di proiettare film, sia alla disponibilità degli autori a partecipare poi a questa iniziativa. Nel senso che credo che sia molto importante non solo proiettare dei film nelle biblioteche, ma accompagnarli anche con un percorso di presentazioni critiche. Il Sindacato Critici è disponibile con i suoi soci a appunto intervenire in queste proiezioni per delle presentazioni e per dei successivi incontri. E la presenza del regista, dello sceneggiatore, degli attori, comunque dei responsabili del film, credo che sia molto importante per ricreare quel rapporto di interesse, di curiosità e soprattutto di affezione fra pubblico e cinema italiano. Il tema dei film, e parliamo diciamo delle figure che sono anche loro degli avamposti, gli autori. E io inviterei gli autori presenti in sala a venire qui. Mi sembra un progetto molto interessante. Io in un certo modo esco un po' fuori perché il secondo film da solo, quello che presentiamo, in realtà ha avuto una distribuzione abbastanza normale, forte, ed era un film di meglio. Il precedente invece è stato un film che ha avuto è stato più difficile far vedere in giro. Credo che sia importante quello che diceva prima Montini, cioè che effettivamente è una cosa fondamentale la tenuta di un film, cioè il concetto di passaparola, cioè non è un fast food il cinema, ci sono dei film che hanno bisogno di un certo tempo per imporsi, quindi dare questa possibilità ai film di essere visti
dovunque e per lungo tempo mi sembra fondamentale. Se il cinema diventasse finalmente materia di studio, sarebbe bello fare un accordo con le biblioteche e anche con i cinema che rischiano a rischio chiusura o che hanno già chiuso, perché gli studenti andassero, penso, una volta al mese a vedere i grandi film che hanno fatto la storia del cinema. Buongiorno, sono Massimo Andrei, regista di Ben Hur. Sarò molto più breve perché volevo sottolineare solamente un aspetto di questa iniziativa, nel senso che spesso, secondo me, nelle biblioteche l'argomento portato dal film sarà un importante spunto di riflessione per cominciare dei ragionamenti e per, insieme al pubblico che lì troveremo, fare delle riflessioni utili. Portare il cinema nelle scuole, ma soltanto non insegnare il cinema, ma proprio tentare di strappare i giovani, lo dico perché da genitore di un ragazzo di 14 anni che sta inchiodato tutto il giorno davanti al telefonino, cercare di, come dire, far cambiare idea sulla fruizione del cinema. Credo che stiamo cambiando proprio le cose, è vero, a me il cinema piace a tutti, il 5.1, il Dolby Surround, lo schermo grande, ma ahimè, sta cambiando, è cambiato. Cioè i nativi digitali hanno veramente un'altra concezione. Io i film li ho scritti, il film che ho fatto, quello che sto per fare, l'ho scritto in biblioteca, quindi sono contentissimo, insomma, di questa iniziativa. Non solo come regista di Colossal, appunto come venditore di medicine, ma anche come provinciale, perché appunto in provincia, vengo da Massa Carrara, i cinema ormai sono tutti chiusi, le biblioteche no, per cui mi sembra un'ottima iniziativa e vi ringrazio. Stefano Lodovichi, regista di Acquadro. Non ho figli, ma sono figlio, e quindi un pochino mi ricordo cosa si passa quando sei ragazzi, le difficoltà di andare al cinema perché costa troppo, perché non ci sono le sale, i problemi sono tanti probabilmente. E vengo dalla stessa provincia di Laura Morante, quindi comunque più o meno conosciamo lo stesso mondo. Sono cresciuto in una facoltà di lettere a Siena dove avevamo la nostra biblioteca interna con una sala cinema ed era meraviglioso perché in quel modo riuscivi a parlare con le persone che facevano i film, avevi la possibilità di fare cortometraggi, di discuterli con le persone che studiavano con te, con i tuoi professori. Credo che in questo caso questo evento sia un qualche cosa di molto bello, perché va incontro ai ragazzi, non è un chiedergli di andare fuori, di uscire, è un andare incontro ai ragazzi, andare incontro a una generazione che forse ha un motivo se passa tutto il tempo davanti alle cazzate online, e quindi non è soltanto una questione di bene o male, di cazzate o non cazzate. Il mio film parla di questo, parla di ragazzi, di teenager che vivono connessi con online, quindi, e della scoperta del sesso attraverso proprio il porno online, la dipendenza da quello. Quindi di base c'è un tentativo di capirli e non tanto di criticare e basta quel mondo. Sì, io sarò breve perché capisco che le cose sono belle quando durano poco, no? Poi Ivano ha detto tante cose. No, io volevo dire solo dare degli spunti. Vabbè, uno è quello sulla nostra associazione. Neanche 20 giorni fa eravamo qui a dare l'ultimo saluto a Ettore Scola, che è stato uno dei fondatori dell'ANAC e che fino a dicembre ci ha sostenuto per questa battaglia appunto sulla riforma del cinema. È un'associazione che è stata fondata nel 1952 e ha una storia importantissima, però è ovvio che gran parte, diciamo, del prestigio dell'ANAC era basato sulla presenza dei grandi maestri che l'hanno fondata. Continuare a batterci per i principi e per i diritti degli autori, e per noi, questo io lo dico sempre, lo sapete, è un po' la mia fissazione. Il nostro faro rimane comunque la Francia che porta 220 milioni di spettatori in sala ogni anno, 220 milioni di spettatori in sala. L'Italia, che potrebbe essere per giù a quel livello, fino a 3 anni fa ne aveva 100 milioni, con l'assenza di politiche, con l'assenza di azioni, di formazione, di queste cose che cerchiamo di fare noi, ma che andrebbero fatte in maniera più grande
a livello nazionale sono scesi da 100 a 90, adesso sono 90 milioni di spettatori.